Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, questa serie speciale di tre puntate, anzi puntatone, dal colore di retrocomputing. Parleremo brevemente di microprocessori, in particolare di microprocessori storici, ossia i tre pilastri giganti ad 8 bit e 24 e 32 bit che hanno segnato la storia del segmento home computing. Lo Zilog Z80 fu un microprocessore ad 8 bit con un design interno della ALU a 4 bit, ma era capace di operazioni ad 8 e a 16 bit. Fu progettato da Federico Faggin e commercializzato a partire da luglio del 1976. Il microprocessore Z80, con i suoi derivati e i suoi cloni, è una delle famiglie di CPU più impiegate di tutti i tempi. Fu largamente utilizzato in numerosi sistemi home computer, MSX, Sinclair, quanto console. Lo Z80 si diffuse nel mercato dei processori molto più dell'Intel 8080. E lo Z80 divenne rapidamente una delle CPU ad 8 bit tra le più popolari. Il rapido successo iniziale dello Zilog Z80 fu praticamente motivato dal refresh della memoria RAM, oltre al fatto che l'azienda di Faggin, la Zilog, permise la riproduzione della CPU senza chiedere licenze. Questa politica commerciale diede alla Zilog un ritorno d'immagine immenso, dato che la notorietà del brand si affermò sul mercato. Si pensi che solo la Toshiba, che si mise a produrre lo Zilog Z80 in quantità industriali, la Toshiba da sola ne ebbe a produrre il 50% di tutti gli Zilog Z80 che furono mai prodotti al mondo. Il set di istruzioni dello Z80 fu scritto per essere compatibile con l'Intel 8080, ragione per cui sullo Zilog Z80 gira il sistema operativo CPM quanto sull'Intel 8080. Il modello di programmazione e la gestione dei registri sono simili a quelli della famiglia 80x86. I registri AF, BC, DE, HL sono perfettamente compatibili con quello dell'Intel 8080. I doppi registri risulteranno utili per la codifica assembly altamente ottimizzata. Alcuni software, come i giochi per i sistemi MSX e per il ZX Spectrum, portarono l'ottimizzazione del codice assembly sullo Z80 a livelli estremi, impiegando proprio la duplicazione dei registri. Compiendo i registri ad 8 bit era possibile ottenere appunto registri compatibili a 16 bit. Il contatore di programma però dello Zilog Z80 era a 16 bit, come il registro di stack. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!